Venezia anno zero, parafrasando il titolo di un noto film di Rossellini, la cui grande prima, il Covid poi e ora la guerra in Ucraina rappresentano degli shock che però offrono alla città l'opportunità di poter ripensare a se stessa e al suo sviluppo. Credo che Venezia sia la città emblematica dove ragionare di questi temi. Siamo davanti a un bivio. Venezia, credo che la pandemia in particolare ha messo in luce durante il lockdown tutte le fragilità di uno sviluppo economico di una città che è avvitata su se stessa. La Fondazione Pelicani è impegnata in una serie di incontri per ripensare Venezia, dal PNRR e la sua attuazione fino alle questioni ambientali e i cambiamenti climatici. La base economica della città, che non può più essere improntata esclusivamente sulla monocultura turistica, abbiamo visto anche plasticamente durante il lockdown tutte le derive negative della monocultura turistica. Penso al futuro nel segno della green economy di Porto Marghera, penso ai giovani, alle nuove generazioni e quindi al rapporto tra città e università. Il rettore di architettura, Benno Albrecht, ha lanciato a riguardo un progetto per raddoppiare gli universitari da 30 a 60 mila, tenendo conto del fatto che oggi solo l'8% degli studenti è residente a Venezia, mentre a Padova il 23%. Un'operazione che però da sola non sarebbe sufficiente, perché solo un mix di azioni, dice Pellicani, può risollevare e rilanciare Venezia.